Ma è una marcia indietro per certi aspetti, sì, ma è anche, come dire, è anche la presa d'atto che questo tipo di iniziativa, che ricordo la giunta prevedeva che, come dire, insieme ad altre iniziative volte al contenimento dei consumi energetici, erano di tipo sperimentale, appunto, come tutte le sperimentazioni, poi i feedback che se ne ricava poi possono essere, come dire, supportare poi delle scelte diverse. Quindi abbiamo avuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di cittadini, imprese e operatori di servizi pubblici che appunto manifestavano determinati tipi di problemi, di disagi, per cui è stato ritenuto che questa sperimentazione al momento terminasse. C'è anche il periodo natalizio in cui si avvicina, quindi c'è più movimento. È anche il periodo dell'anno che ovviamente è più buio, perché poi dopo da gennaio già le giornate inizieranno a essere più lunghe, le giornate di luce, e quindi anche l'effetto poi si potrà in qualche modo rivalutare come riintervenire, ecco, nel caso. Però, ma questo è stata una scelta dettata un po' dalle condizioni attuali. Ecco, allora, intanto volevamo capire se è stata una scelta che effettivamente ha determinato un risparmio. E leggendo un po' tra le righe di quello che dice lei adesso, è un qualcosa che è una sospensiva, diciamo, di questa decisione, o comunque tornerà tutto come prima e non tornerete, insomma, su questa decisione? Questo ora non lo possiamo dire. Al momento è una sospensiva. È una sospensiva per le motivazioni che ho detto e poi sono anche dichiarate in una delibera, insomma, che nasce appunto, come ho detto, da questo riscontro che abbiamo avuto nei nostri cittadini. I risparmi stimati sulle 2 ore di non accensione erano stimati per il 2023 intorno a 300.000 euro. È chiaro, questo i risparmi dipendono molto dal costo dell'energia. Il costo dell'energia viene rivalutato nel contratto che abbiamo ogni 3 mesi, quindi i conti le potremmo usare solo a consuntivo. Quindi il consuntivo 2003 si era fatta una previsione, perché nei bilanci della pubblica amministrazione bisogna accantonare delle somme previsionali e dopo devo fare i conti finali. Lo scenario non è bello, ribadisco il concetto, quindi la paura e il rischio è quello che poi, se la situazione da un punto di vista dell'approvvigionamento di gas metano per il sistema paese dovesse in qualche modo andare in sofferenza, che poi vengano prese delle iniziative dall'alto, di taglio.